non ci fanno un cinematografo, perché una sola volta si mi parlò mia e mia figlia, si era voluti ebbre e pattucciare, ci appicciavano con panno su palazzo e Sant'Antonio a tutte e due, e facevano pure buona. No, io non so come che la gente, caso metti un orinale, no, e dicono, guardate, questa è una pompetta, mi dispiace, i cuocini, ma c'è giù. Aspetta, 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 che quando mi concentro molto, mi confondo. Ma tu stai a rifiutare. Allora, hai capito? Ma come si fa a rifiutare un film con Marlon Brando? L'Italia, l'Europa, America, ma in quanto in qua voi gente del sud non sognate America? Oh, tua figlia camminerà su un tappeto dei milioni, capisci? Mo mostrami la pettola, va. Ma capettola non ce ne sta. La caverna, la cantina, la mangiatoia. Ah, questa è la focale? E allora per la cosa, ma mi piace anche a voi, ragazzi, sulla tacca. Mi è capitato, sta trattoria e tornino su. Ti leggo per te, perché tu parla di te sei. Adappa, io te lo tengo per il primo, il secondo e il terzo piatto, poi torno. O tu cambi idea, o io cambio mestiere. Ah, e ricordate che in urinale, se dove con il manico dei brillanti, può diventare la colonna e la regina. Ah, Cesare. E chi era? Non faceva le come gli orinali. Gesù, Gesù, ma dove la gente cosa vengono oggi per farlo? Tutte le mestiere, mamma. Ecco, ma lei è per terra, mi sono un po' buoni, e ti amo. Mamma, c'è una bruzza e galli. Ho fatto pure pace con mio cognato, tutto a posto. Ora me ne posso pure.
fare la valigia. Filippo. Filippo. Ma che? Filippo, caccia ballando. Poi aspetta il tuo barrile in mezzo. Ma non è che se vado come? Senti, davvero, e allora io me ne vado un attimo, dimmi parla con quanti ci cauce, non c'è cosa. E già, che cosa fai? Prego, la parità royale. Manelio no. Manelio no. Ma ci trova con caroce, cavala, tu poi che ci conosci pure il parole. No, no, Luigi, a tua scelta, non ti trovi a capire. E stasera un attimo la parte rinda, cavala, pure mamma e papà. Mamma e papà? Eh sì, mamma e papà. Un piccolo ricevimento. Ma non c'è tanto niente, non è che la capita questa ricettoria. Ma sai l'unica parola rossa che tengo poco male? Carmelina! Hai ragione, devi dare una spugliata. E stava pensando. Sì, Carmelina è diventata una spugliatella. Questo fuori vicino a suo papà. A questi parami, ma pure la bottega che va a sincero, mi piace la battuta. Niente, ma fammi capire pure. Ma fate Carmelina ci stesse qualcosa. Ma che cosa? Luigi, però non lasciamo zio, perché tu sai, Carmelina è incinta e tu vuoi che io vado lo creato. E sono io, il padre del bambino anonimo. Oh, mamma mia, e non può essere, non può essere, ma quindi ce l'ho un prego. Ma ci scusate. No, no, mamma, perché sono talmente tardi che a stemma che da giù, no? Se si te lo pugliesse a più piccinelle, ti sparassi da fronte in tanto di voce. Ma no, ma no, voglio scusare. Vabbè, ma sono più bene. Luigi, allora andiamo a guardare lì, perché se sta cosa si compono noi, o già da, non muore se andiamo a studiare e non muore se andiamo a studiare io papà. Ehi, ma la conferenza è una risposta. Ehi, ma va, ma perché non mi apparisci? Niente, è tosto, come sapere, mi affidi a me. È permesso? Carlo Pasquale, buongiorno. Avvocato Pianese, quale onore? Onore, quale onore, manco fossi l'onorevole Coppolino, io in fondo non sono manca una paglietta. Se qui non siete una paglietta, non sono manca popolo e guardia. Lasciateci pazienza, ma non tengo dei papè. E nemmeno io. Lo sapete che vostra figlia è in stato interessante? Ecco però, interessantissimo. E tamen è stato interessante che si sta interessando tutto il paese, compreso voi. Sapete pure che quel farabutto padre del nascituro? No, non lo so, perché se lo so... Ah, piano piano, non agite mai di impulso. Prima di ogni azione, contate fino a 10 e poi reagite. Non lo so, perché mia figlia mi mantiene il segreto. Oh, lo sapesse voi, io non mi chiesto farabutto. Sì, signore, eccomi. Sono io. Come dritto? Sono io! Ah, guardate fino a 10! Oh, almeno facciamo il 50% di sconto! Non c'ho basta! Ebbene sì! Carlo Pasquale, io vi chiedo umilmente perdono! Io non sapevo di essere il padre del nascituro, ero all'oscuro di questa situazione, oltretutto aggiungo, ero di essere innamorato pazzo di vostra figlia Carlo. Si chiama Carmelina! E dopo questa avvocata, una riga la devo più fare! Io me la voglio sposare a vostra figlia Carmelina, perciò... Bacio 5 volte la vostra mano, e giustamente 5 volte mi ascolto. Asmuto. A che tanto dice di mio padre? Mamma, no, mi è piaciuta la tua onestà, per onestà ti devo dire una cosa. Mia figlia Carmelina si è incapricciata del cinema da loro, e né io né la madre ci possiamo togliere da mente questo pensiero. E va, eventualmente se ne ha potuto controllare, suo marito, ma sposi che ha controllato. Ma ci fai tu la fantasia là, anche perché poi tra poco viene la signora una luna, viene invece farmi in mano un contratto, 5 figli. Ah, per l'amor di Dio, non firmate niente. Ma io devo leggere tutte le clausole. Ma quella clausola, poi quella la voleva fare un film sporco con Marlo Brando, peggio dell'ultimo tango a Parigi. Ah, di questo si tratta. Ah, no, bene, bene, ci andava la buona, ci andava, che giù. Scusate un attimo. Voglio un attimo coppo di razzino. D'accordo. No, sapete che ho visto dei fiorellini? Ci voglio fare un mazzolino. Un mazzolino su molti fanno delle mani che sono così carote, no? Ci posso dare a finire perché tu facci un mazzolino. Leno! Leno, esci qua fuori che ti devo dire una cosa importante! No, Mascola! A parte da te, ci diamo chi porta le piace! Facciamo tocca, ma tutte di quella dei più importanti. No, Mascola, hai saggiato la cosca, tu non so! No, 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 tu non sai quello che sta a no, Mascola, guarda, hai saggiato la cosca! Dopo trovo che tu non sai che sta gente ci fa sei che... E allora ho capito che sta chiuso con me di me e mi di me 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 di me
calma. Io capisco che lo shock è forte, ma la cosa sarebbe possibile solo se le anime sante tornassero in mezzo a noi. Ma no, ma perché è successo qualcosa? Ma no, Tomu. Sulla mamma mia, che è un incidente? No, forse era muretto da 10 anni fa. Ma stavo che sarà nero, un brilato che si stava a dire sopra. Ma sapere cosa mi ha mandato a farlo visto. Ma basta, non stai guardando la roba. Ma chi sei dopo? Questo è il padre del bambino. Mamma mia, chi è? Il padre. Oh, madonna. E allora, domanda a Luigini, chi è? Ma non mi porta me Luigini, devo sposare mia figlia. Ma allora, dritta. Scusate, con il vostro permesso vado a salutare il cuore mio. Come il cuore suo, roba? No, no, Luigi, quelli assai devono da cuore di Gesù. Gli ha dato a pregare. Ma vado a pregare pure io. Ho passato un briavante, lo so. Ho passato un briavante, se è maschio chiama mamma Rodolfo. Io non ho voluto sapere, a papà le piace Rodolfo Valentino. E ma se è femmina non si discute, a chiamarmi Leonora. Tu ci sei voluto capo a me sfottere, meglio che te la vai a fare proprio male, capito? Ah, ma non ti va niente. Nell'America e nell'Asia mi ha detto questo famoso segreto che tu muori. E però dico, se tu da stante, qua ci sta il figlio, il padre del figlio di nostra figlia. Ah, che sei, io un sono tutto quanto. E poi vi do un bacio alla campanella, mi dite buono. Il padre sta qua di fronte a voi, sugli attenti. Vuole rimanere da solo? Ma meglio che me lo amo io! Ti rotta! Il bomba faccia a coppia!
faccia, ho mica cosa. Allora è meglio che me ne vado per le terre. E forse è meglio. Luigi, tu pigli dell'elicottero, no? Sei sciolto con te? Penso proprio che è successo qualche cosa. Faccia. Ma me l'avevo, voi sapessi quando mi volessi aiutare, ma tra poco torno pure a Napoli. Quando ce li spia? Ma ad ogni modo, se avete bisogno che resto, disponete pure di questo scapolone. Capitemi. Asca, ti ricordi se va a sposare Carmilli? Grazie, ma non ce n'è bisogno. Ah no, e io non mi faccio mai 4 milioni. Gustavo! Castandoccia e champagne! Camillo, ma perché hai fatto questo? Non lo so, mamma, non lo so. Forse perché sto a dispetto, sto a dispetto con me, sto a dispetto con tutto quanto. Sto a dispetto con te, con papà, con me. Scusate, Gabriele, Mustafa! Il rispetto ce l'hai fatto tu, che mi sono scorno faccia a tutto parte. Perché parla così? Non è lista, no, non è lista. C'è la Stefana Trega, mi voleva scusare. I tre moschettini, come si chiamava? Adosso, Portos e Aramis. Asca, ti sei scordato a Catania! Ma non è messa guardando a me? Ecco, un uomo di muocciare da me! Ma che ha capito? La cretina!
Sofia, oramai vostra figlia Carmelina diventerà famosa in tutto il mondo! E con essa diventerà famosa anche Rocca Letizia! E ora chiamateci la diva! Gradina! Carmeli, vieni capo! Viva la diva! Viva la diva! Ma papà! Ah, zitto, non parlo. Ha sbagliato, sì. E dovevo fare una femmina onesta. Ma non è sta a modo nostro, a modo che fu. Ma è brutto quando non bacio, lui. Ma tu stupi dentro la tua strada, tu. Dai, vieni da valigia a battere, non ci fa pensare. Ah, ma lì già tu sto. E se la capitate fini bene. Ma qua valigia, te faremo un guardaroba intero, andiamo. Ma a me chi m'accompagna? Oh, ma avrò il piacere di accompagnarla io stesso con la mia macchina fino a Roma. Vai!